fratello, possiamo farle una domanda? Le volevamo chiedere se dovesse rivincere il Popolo della Libertà, che cosa si ha intenzione di fare contro la mafia, lo stato attuale della giustizia, le riforme varate dal governo Berlusconi che sono state chiamate leggi vergogna, se ha intenzione di... È una risposta che durerebbe un quarto d'ora, purtroppo la ero, se vorrà fare altra volta... No, perché lo stato della giustizia adesso non è stato martoriato dalle leggi sulla giustizia fatta nel governo Berlusconi, a me sembra che... La Cirielli, guardi, quelle leggi non sono state cambiate da questo governo, come mai? Ma infatti me le sto chiedendo adesso, appunto, però sono state dedicate in costituzionale dalla Corte Costituzionale. Quella è una cosa normale, voglio dire, no, non è normale. Ci sono decine e decine e decine di leggi che nel corso della storia della Repubblica Italiana non sono state dichiarate costituzionali. Di leggi a persone non ne è mai fatta neanche una. Molte sono state strumentalizzate da sinistra, lo dimostra il fatto di quelle leggi lì, Prodi e la sinistra. No. Scusi, mi lasci parlare, ma ha chiesto una domanda, adesso mi lasci anche rispondere. Quelle leggi che la sinistra ha demonizzato, non ne ha cambiato neanche una. Scusi, lei mi ha fatto una domanda, mi lasci rispondere. Il che significa una cosa molto semplice. O erano dei bugiardi, perché non erano vero che legge a persona, ma forse sono anche loro i nostri complici. Terzi un non dato, esatto, forse sono nostri complici, no? Non credo, perché vede, l'unica legge a persona che abbiamo fatto, di cui mi dispiace ancora, che è la legge Cirielli, per dimostrare che è una legge fatta per una persona, abbiamo escluso quella persona dai benefici che dà la legge Cirielli. Quindi abbiamo fatto proprio il contrario. Tant'è vero che quelle leggi lì sono rimaste assolutamente in vigore, il fatto che la Corte Costituzionale abbia cassato qualche parte di qualche legge è un fatto assolutamente normale, è successo nella storia pubblica italiana decine e decine e decine di volte, perché tante volte quando si legifera, specialmente in materia di giustizia, si è sempre borderline con la Costituzione e quindi può capitare, quindi è un dato normale, ma che queste leggi non fossero leggi così brutte come diceva la sinistra, lo dimostra il fatto che la sinistra non ne ha cambiata neanche una. Ma infatti, ma quella è una colpa loro. E allora vuol dire che Prodi è peggio di noi. Ma questo può darsi, però voglio chiedere un'altra cosa. Come messaggio all'antimafia, come lotta alla mafia, il nuovo governo Berlusconi da guardi, che quasi sicuramente verrà. Se torneremo a governare, noi faremo quello che abbiamo fatto prima che arrivasse la sinistra. Io le dico quello che ho fatto io. Ho reso stabile il 416. Che prima non era stabile, quindi ho dato questo segnale alla mafia che sperava che il 416 bis venisse abrogato, e io invece ho detto guardate che durerà tutta la legislatura. Il carcere duro. Sì, il carcere duro, quindi l'ho reso stabile. Secondo, noi abbiamo dato dei fondi molto importanti alla Commissione Antimafia per consentire di lavorare molto bene. Questo governo gli ha dato 300.000 euro, pensi, con cui non riuscivano a far niente. E la candidatura di Dell'Utri nel Popolo della Libertà ancora una volta, gli affiliati alla mafia sia in Calabria che in Guardi, Sicilia, affiliati alla mafia ce n'è dappertutto. Io ho visto la vergogna di un terrorista eletto alla Camera, terrorista assassino eletto alla Camera, nome li faccia lei, che è stato, e quindi questa è una vergogna nettamente superiore. Allora, per favore, Dell'Utri quando verrà condannato in giudicato, allora prenderà le sue decisioni. Ma c'è una parabola del Vangelo, io sono cristiano, che dice di non guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, ma di guardare la trave nei propri. Voi della sinistra avete delle travi grandi così. Ce l'aveva detto anche Giovanardi. La ringrazio. Grazie. Con l'inflessione dialettale che ho, ti posso ipnotizzare, sono un traditore, sarò la causa di ogni allucinazione, una specie di dirottatore di tapirulà, comperati di notte al telefono, la solitudine no che non è un affare, ti fa credere di risparmiare, invece non è che uno sperpero di stagioni inutili e di anni andati via davanti a un calendario, e la colpa è soltanto mia.